Ciao, sono Giulia. In questo video ti parlerò di colori acrilici e realizzerò un soggetto astratto con l'aiuto di alcuni medium molto interessanti. È la prima volta che provo a dipingere usando dei medium materici, vediamo come andrà. Ma se hai dei suggerimenti o dei consigli, scrivilo nei commenti. Userò tre colori heavy body: il magenta qui in acridone, il blu brillante e il cobalto turchese. Delle spatole. Inoltre ho della pasta per modellare e del fluidificante ultra opaco Liquitex. Il mio supporto sarà un cartone telato. Gli heavy body sono degli acrilici densi e cremosi. La viscosità è davvero molto alta, sono molto corposi e sembrano quasi dei colori a olio. Si miscelano bene sia tra loro che con i medium di cui ti parlerò dopo. I colori sono brillanti e intensi e li puoi utilizzare praticamente su qualsiasi superficie. Si vede molto bene che sono degli acrilici carichi di pigmento di alta qualità. I colori sono brillanti e forti. La pasta per modellare è una pasta morbida e sabbiosa che quando si asciuga diventa dura come marmo. È completamente opaca e una volta asciutta puoi scolpirla, per esempio passando della carta vetrata o con degli strumenti da scultura. Ci sono due modalità di utilizzo. Puoi dipingerla da asciutta oppure puoi miscelare del colore prima di stenderla. Ti raccomando di usarla solo con supporti rigidi. Io l'ho stesa con una spatola. Se vuoi modellarla con le mani, puoi lasciare evaporare un po' dell'acqua dalla confezione finché non è della consistenza che desideri. Non aggiungere mai acqua. Stendo la pasta prelevandola direttamente dal barattolo con la spatola. Ora ti mostro il fluidificante ultra opaco. Ho miscelato fluidificante e colore per dipingere la pasta. Ho mischiato i colori con questo medium. Non ho usato acqua per diluire il colore, ma volendo puoi diluire ulteriormente con una piccola quantità d'acqua. Se vuoi puoi aggiungere fino al 25% d'acqua. Ricordati che non devi mai agitarlo. Prima di dipingere aspetto circa 3 ore, il tempo che la pasta si asciughi completamente. Poi dipingo sopra utilizzando un pennello e il colore acrilico, che potrà essere diluito a mio piacimento. Usare il fluidificante mi permette di ottenere una vernice meno densa ma con la stessa intensità e di non slegare il colore. Rallenta anche l'asciugatura per permettermi di lavorare con calma. Il colore diventa più liquido, così ho la possibilità di coprire bene tutte le parti di rilievo della pasta per modellare. Per l'azzurro ho usato più del 50% di medium rispetto al colore, quindi il colore si è schiarito ed è diventato leggermente trasparente. Miscelo la pasta per modellare con il colore e uso la pasta già colorata direttamente sul cartone telato. Ho tracciato delle linee con la matita per rendere il procedimento più semplice. Usando la spatola, sia di taglio che di piatto, ho steso la pasta, cercando di creare una texture in rilievo. Spero che questo video ti sia stato utile, fammi sapere se hai usato i medium di Liquitex e scrivi nei commenti i tuoi suggerimenti per creare dei soggetti astratti. Se il video ti è piaciuto metti un like e ricorda di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ciao!